Assaltano il bancomat a Santa Maria in Baro, ma restano a bocca asciutta. Cassa vuota alla ex Tercas della Popolare di Bari, colpita a maggio scorso anche alla filiale di Piazzano di Atessa, ex Caripe. C'è l'ordine da settimane di non caricare i bancomat dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina successivo, con tanto di cartello affisso sullo sportello. Ma i banditi hanno comunque fatto saltare la cassa continua. E il quinto colpo del genere in tre mesi nel territorio frentano hanno agito almeno in tre, attorno alle tre della notte scorsa e poi sono fuggiti a bordo di due auto. I residenti della zona sono stati svegliati dal forte boato, compreso il sindaco Mariella Di Nunzio, che abita all'ultimo piano del Palazzo della Banca di fronte al municipio. Mi sono subito svegliato sul balcone e ho visto proprio la macchina che partiva e un uomo che si infilava in macchina con una calza nera sulla testa. E ho chiamato i miei i carabinieri e poi sono scesa giù, ovviamente, e ho visto il disastro. Il banco è distrutto, ma soprattutto la vetrina a terra e dentro la banca fuoriusciva fu, fu tantissimo fumo.